Firmato presso il Comune di Pesaro, il protocollo d'intesa utile per dare vita ad una nuova iniziativa che si avvale delle api come indicatori della qualità ambientale della regione. Gli impollinatori sono degli indicatori biologici fondamentali per quanto riguarda la presenza delle sostanze nell'aria. Questo progetto parte proprio da questo, dalla capacità dell'impollinatore che raccoglie nel proprio corpo e nel proprio prodotto, nelle arnie, tutto quello che noi troviamo nel raggio di azione dei medesimi nell'ambito appunto dell'ecosistema che frequentano. Come diciamo, amministrazione, nel momento in cui ci è stato proposto di entrare in questa rete che ha avuto origine comunque con il centro floristico Ricerche Marche Brilli Cattarini, abbiamo subito aderito. Il motore di tutto questo è stata l'associazione Soroptimist, che aveva questo progetto originario Saving Bees, appunto di tutela degli impollinatori, perché il problema dell'inquinamento ambientale ha portato anche a un declino di questi esseri che, come ho detto, svolgono un ruolo fondamentale per gli equilibri dell'ecosistema e anche per la tutela della biodiversità. L'obiettivo è creare una rete di monitoraggio composta da diverse arnie dislocate nel territorio, così da formare delle centraline ambientali. Importante il ruolo del Parco Miralfiore. La sua area naturalistica presterà due delle arnie già presenti per le rilevazioni che verranno effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Questo progetto nasce nel 2021, una proposta fatta da Soroptimist e il progetto OSI delle api, perché loro avevano proposto alla provincia una collaborazione per l'installazione di una serie di arnie nell'orto botanico e per attivare questo progetto di tutela della biodiversità. Quindi siamo partiti con due arnie, adesso ne abbiamo quattro. Ovviamente l'orto botanico si presta molto ovviamente per la ricchezza di flora, per ospitare appunto queste arnie, e già all'inizio di questo progetto c'era già l'idea di allargarlo con altre attività, tra cui questa del monitoraggio ambientale utilizzando le api. Si è pensato di posizionare tante arnie in tutte le città dove ci sono i club Soroptimist e tante famiglie di api. Perseguiamo tre obiettivi, che uno è la sostenibilità e anche appunto l'ambiente e la tutela dell'ambiente attraverso le api e anche la loro vita qua, e anche diciamo così quello che può essere l'empowerment femminile. Noi siamo un club femminile, quindi anche cercare di dare un qualche spiraglio, lavoro a delle donne. Non ultimo e importantissimo, un'attività didattica e di educazione, perché sono previste visite delle scuole anche in tutte, sia al centro florovivaistico e poi quando si posizioneranno le altre arnie al Parco Scarpellini.